Sai qual è il problema degli errori? È che spesso ti rendi conto di averli commessi solo dopo anni. E personalmente nel mio percorso come fotografo ne ho commessi tantissimi, ma forse questi sono quelli che mi hanno impedito di crescere alla velocità che avrei voluto. E se li avessi evitati mi sarei assolutamente risparmiato un sacco di mal di testa. Prima di iniziare però lascia che mi presenti. Io sono Michael, fotografo ritrattista da ormai diversi anni e su questo canale mi piace investigare non tanto il lato tecnico della fotografia quanto più quello emotivo, che secondo me è l'aspetto più interessante di questa arte che continua a affascinarmi anche dopo anni. E oggi vorrei parlarti degli errori che più di tutti mi hanno bloccato e spero che in qualche modo possano esserti utili anche a te nel tuo cammino per garantirti di farlo in modo più agevole rispetto a come l'ho fatto io. Quindi partiamo subito. Allora, il primo errore in assoluto è il non studiare fotografia. Ora, sembra banale, e uno dice, ma come, scusami, fai fotografo e non studi fotografia? Sì. E ti dirò, non mi vergogno di dirlo, perché quando ho iniziato, ormai quasi 10 anni fa, ero completamente incosciente, non sapevo cosa stessi facendo. Ma visto che le macchine fotografiche ti permettono di fare fin da subito una foto correttamente esposta e quindi esteticamente buona, non ci ho neanche pensato, perché dai, di fatto, se una roba ti viene già bene, cosa studi a fare? Il punto però è che invece studiare la fotografia fa tutta la differenza del mondo, perché ti apre ad aspetti che forse non conoscevi, ti dà accesso a livelli di profondità che altrimenti non riusciresti a toccare. E oggi più che mai mi rendo conto di quanto questi siano fondamentali, preziosi e anche interessantissimi. È la parte più bella della fotografia. E poi so anche che questa cosa, il non studiare fotografia, è cosa diffusa. E tra l'altro anche oggi io non è che studio proprio tutti i giorni e nemmeno tutte le settimane. Alzi la mano se qualcuno a casa studia tutte le settimane. Ho visto pochissime mani alzate comunque, eh. È normale, chiaramente presi dalla nostra vita quotidiana è difficile trovare del tempo per studiare, però in realtà è utile farlo, anche dopo tempo, perché è un mondo talmente vasto e talmente affascinante e profondo che davvero non si finisce mai. E non è un caso che i grandi fotografi ancora continuino a studiare, dopo anni di lavoro, dopo anni di esperienza, ancora lo stiano facendo. Quindi se lo fanno loro, perché non farlo noi? Secondo punto, non aver trovato un mentore. Ho messo questo punto dopo il primo, semplicemente perché è meglio trovare un mentore dopo aver studiato fotografia, almeno sai la direzione in cui andare, perché il problema è che oggi potresti trovare un mentore che in realtà non ti porta esattamente nella direzione in cui vorresti andare, anzi che magari devia il tuo percorso e sul lungo termine tu potresti arrivare da tutt'altra parte rispetto a quello che magari è il tuo potenziale o semplicemente quello che tu vorresti raggiungere. Però dopo aver studiato fotografie e capito gli aspetti più profondi di questo mondo, ecco, allora lì sì che sarebbe interessante trovare una persona che ti possa passare un po' della sua esperienza, che ti possa aprire a visioni con la quale potete confrontare. Una persona che ti possa prendere per mano in qualche modo e guidarti all'interno del mondo della fotografia, passandoti un po' dalla sua prospettiva, che poi non sarà per forza la tua, magari sarà una contaminazione. E poi quella persona potrebbe essere che a un certo punto del percorso cambi e diventi un'altra. Però stare sulle spalle dei giganti è sempre qualcosa di interessante, potente, che ti permette di non reinventare ogni volta la ruota. Poi è chiaro che all'interno di tutte queste commissioni, all'interno di tutte queste informazioni che prenderai dagli altri, alla fine poi tu costruirai la tua realtà, che è unica e speciale, e che probabilmente già hai e forse devi scoprire. Però è fondamentale essere accanto a delle persone che abbiano una visione più profonda della fotografia e che ti aiutino a vedere un po' al di là di quello che adesso sei in grado di vedere. Personalmente di mentori ne ho avuti tanti, uno su tutti, Thorinbert, e non smetterò mai di ringraziare per quello che lui quotidianamente mi dà come persona, come professionista e come mentore. E il salto di visione che ho fatto è sempre stato in corrispondenza delle grandi persone che ho incontrato. Quindi se ancora non hai un mentore, consiglio davvero di cercarlo, di trovarlo e di affiancarti a lui, magari anche dandogli qualcosa in cambio, in modo che possiate sviluppare un rapporto che poi chissà questo incontro dove possa portarti e quanto più velocemente possa farti fare un'evoluzione verso ciò che sei destinato a diventare. Terzo punto, non avere qualcosa da dire. Questo punto l'ho già approfondito ampiamente in un altro video, però alla fine più ci penso e più mi rendo conto che uno dei miei errori più grandi è stato proprio questo. Cioè, vedere la fotografia come un fine, non come un mezzo. Cioè, la foto finale deve derivare da un pensiero, da qualcosa che vuoi dire del mondo e delle cose. È solo lì che poi riesci a fare tutto meglio. Poi posso dire una cosa, secondo me va anche bene ogni tanto, come dire, prendersela alla leggera, fare le foto perché ci abbiamo voglia di farle, divertirsi, va bene anche questo, secondo me anche questo è un ruolo della fotografia, ok? Non per forza deve essere sempre fotografia alta. Il punto però è che spesso, troppo spesso, la maggior parte delle volte,
invece tende a essere un po' bassa la fotografia, ok? Quindi cercando di dare una motivazione a quello che stiamo facendo, la eleviamo, la portiamo su. E lì poi la fotografia scopre essere un mezzo speciale per poter dire qualcosa che altrimenti non riusciresti a dire. I grandi attori li chiamiamo tali perché hanno avuto la capacità di prendere qualcosa del mondo e attraverso la loro visione descriverla, vederla da un nuovo punto di vista, inedito. Cose che magari avevamo tutti i giorni sotto gli occhi, ma che grazie al loro modo unico di vedere ci hanno dato un nuovo punto di vista, una nuova visione. E questa qualità, secondo me, è intrinseca in ognuno di noi, perché ognuno di noi ha il suo modo unico di vedere le cose. È solo che a volte lo sottovalutiamo, perché è nostro e quindi ci sembra banale. Secondo me, invece, è prezioso. Il problema più grande, però, è che a volte non riusciamo a tirarlo fuori. E il pericolo ancora più grande è quello di omologarci agli altri. E guardando quello che trovi in giro, alla fine quella roba lì ti entra dentro e tu diventi quella cosa, anche inconsciamente, anche inconsapevolmente. Quindi uno sguardo verso di te per ritrovare il tuo modo di vedere le cose, questo è fondamentale. Ah, e a proposito di questo, ho preparato un percorso gratuito di 7 giorni più 1 per riscoprire il tuo stile fotografico. È un percorso completamente gratuito che ti permetterà di prenderti un po' di tempo e attraverso gli esercizi e dei video quotidiani riuscirai a rifocalizzarti su quella che è la tua voce, il tuo modo unico di vedere le cose e il mondo. Perché credo davvero dal cuore che questo sia uno dei punti più importanti della fotografia e anche più interessanti da investigare. Quindi se vuoi il percorso lo trovi qui, è gratis. Dacci un'occhiata. Quarto punto. Allora, cambiare spesso attrezzatura o acquistare qualcosa di cui non avevo realmente bisogno. Questo errore è un errore che commetto ancora adesso, ti dico la verità, ma a volte rimpiango un po' l'inizio della mia carriera, quando non avevo soldi, zero proprio. E quindi per me quel poco che avevo era tutto quello che avevo. E quindi quando avevo un limite non pensavo e adesso mi compro quello strumento lì e faccio tutto, oppure mi compro quell'obiettivo là e sistemo ogni cosa. No, quando avevo un problema dovevo cercare di risolverlo e lo risolvevo con quello che avevo. Ancora oggi, se guardo dei video ad esempio che ho fatto ai tempi quando avevo ancora una 600D con un Tamron 1750 f2.8, stiamo parlando di una 600D che a 600 ISO già faceva fatica senza stabilizzazione, ma figurati, eppure il risultato che avevo tirato fuori non era per niente male, ma anche per le mie qualità di allora. E perché? Perché avevo dei limiti e all'interno di quei limiti diventavo creativo, cercavo di tirare fuori il massimo da quello che avevo, perché semplicemente non c'era scelta, non è che c'era una possibilità di fare altro, o così o non lo facevo. E questa cosa dei limiti, secondo me, è un aspetto estremamente sottovalutato, perché ormai siamo abituati, un po' grazie a queste macchine che fanno tutto sempre, e un po' perché, parlo per me in questo momento, avendo un po' più di disponibilità economica, se penso che uno strumento possa essermi utile, semplicemente lo compro. E va bene, è giusto, però a volte non avere la possibilità di prendere quello strumento ti fa guardare il mondo da altre prospettive. Mi ricorderò sempre che ad esempio per questo video, in cui vedete c'è una sorta di crane, il crane è un braccio che si usa nei video, ok, che permette di alzare la videocamera molto in alto, ed è una cosa iper costosa chiaramente, un crane professionale, ovvio. E ad oggi tra l'altro con i droni piccolini si riesce a fare tranquillamente più o meno lo stesso movimento senza problemi. Se dovessi fare la stessa cosa oggi mi comprerei un drone piccolino. Ma ai tempi non c'era drone, non c'aveva il budget per fare il crane, quindi io e mio amico facemmo questo braccio meccanico fatto con una brugola, due viti dei bolloni, che ci permise di fare questo effetto crane con praticamente zero budget. E riguardare quell'inquadratura è pazzesca per me, perché mi ricordo benissimo che andammo con la macchina con giù i finestrini perché non entrava nella macchina, in questo locale fighissimo, e alla fine riuscimmo comunque a portare a casa il risultato. E non mi ricordo nemmeno quanto ci pagarono per quel video, due bottiglie di Pepsi e un panino, però comunque c'era qualcosa. Sicuramente la nostra voglia di uscire dai limiti che avevamo imposti, la nostra creatività esplodeva. E quindi questa cosa di acquistare sempre altri strumenti, secondo me, è un errore da evitare. Tra l'altro, anche cambiare attrezzatura, secondo me, è proprio sfavorevole, perché comunque quando tu ti abitui a una macchina fotografica, e ci vuole del tempo per abituarsi, quegli automatismi, quel sapere dove sono i controlli, quel feeling che crei con la macchina fotografica, che ti permette di sapere esattamente cosa vuoi, dov'è,
immediatamente, istantaneamente, la perdi appena cambi corredo fotografico. Non è una cosa, secondo me, da sottovalutare. Soprattutto se, come alcuni, cambi corredo una volta all'anno o cambi macchina fotografica una volta all'anno. Invece, secondo me, mantenere un certo tipo di attrezzatura e abituarsi ad usarlo per tanto tempo ti permette davvero di essere sempre performante e di poter ottenere il massimo davvero dal rapporto con la tua fotocamera. E questo, secondo me, è un aspetto da non sottovalutare. Quinto errore, non stampare le fotografie. In generale, per i primi anni della mia vita non ho praticamente mai stampato le foto. Sicuramente non per me, a volte il cliente me lo chiedeva, lo facevo, ma per me mai. E questo, secondo me, è stato un grande limite, perché stampare le fotografie comunque ti permette di dare un'importanza diversa, di osservarle più attentamente. Quando le hai davanti è un'altra cosa rispetto a quando li hai sullo schermo. Per quanto tu possa essere concentrato, per quanto tu possa star lì a ingrandire la fotografia, in realtà quando ce l'hai stampata è proprio un altro mondo. Quando tu stampi una fotografia ti rendi conto che, ad esempio, tutte ste robe che tu andavi a, per esempio, ingrandire l'iride per vedere le sopracciglia quante fossero, di fatto serve a poco o niente. Perché in una stampa, soprattutto se la stampi in A4, comunque già una stampa grande, ma A3, A2 proprio a voler esagerare, alla fine comunque tanti dettagli non servono. E anche perché tu la fotografia di solito la vedi da una certa distanza, no? Tra l'altro è interessantissima anche questa cosa, di quanto il formato influenzi il modo in cui noi andiamo a guardare quella foto, perché se piccolo ci avviciniamo, se grande dobbiamo stare molto distanti. Questo è interessantissimo, magari argomento per un altro video. Comunque, secondo me, non stampare le foto, soprattutto quando hai un progetto personale, hai dei tuoi scatti, hai delle tue fotografie che vorresti comunque analizzare bene, ecco, stamparle ti fa fare quel passo in più, ti permette, una volta messe sul tavolo, di iniziare a ragionarci, spostandole, magari ritagliandole con dei fogli analogicamente, quindi metti dei fogli bianchi sopra la foto per ritagliarle un pochino, è proprio un'altra cosa. A me è spiaciuto un sacco non averlo fatto per i primi anni. Devo dire che negli anni un po' ho recuperato, anche se comunque stampare non è mai abbastanza, e quindi bisognerebbe stampare di più e forse scattare di meno, che non sarebbe male. Sesto ed ultimo punto, non aver provato prima la fotografia analogica. E ora tu dirai, ma siamo nel 2022, mazza, oh, ma perché parli ancora di fotografia analogica? Perché secondo me, in realtà, la fotografia analogica ti dà tanto e anche oggi spesso mi insegna un sacco di cose. Non scatto moltissimo in analogico, però quando lo faccio mi rendo conto che comunque ci sono tante dinamiche diverse di quelle che io costantemente mi trovo giornalmente ad affrontare con le mie macchine fotografiche digitali. È proprio tutto un altro mondo. Poi scattare una fotografia, andare in camera oscura, svilupparla, magari stamparla, insomma tutto questo processo è qualcosa di super affascinante che spesso tantissimi fotografi non vivono e che invece io, per esempio, vorrei nella mia vita, e vorrei sicuramente di più di quello che ho adesso, perché è un mondo magico, misterioso, alchemico. E quanto è bello vedere che tu hai fatto una fotografia e poi diventa materica, la trasformi tu in materia attraverso i processi chimici, no? Ha qualcosa davvero di straordinariamente affascinante dal mio punto di vista. Senza contare che, tornando all'argomento di prima, i limiti ti permettono di essere più creativo, ti permette di liberare la tua creatività e di prestare più attenzione alle cose, di rifletterci meglio. Anche perché nell'epoca del digitale, che io benedico perché abbiamo infinite possibilità rispetto semplicemente a 20, 30, 40 anni fa, però è vero che ci sono anche altri aspetti che spesso diamo per scontati e che però scontati non sono. E oggi più che mai, visto che abbiamo questo in tasca tutti i giorni. Bene, questo è tutto. Fammi sapere qui sotto quali sono stati i tuoi errori. E se vuoi approfondire, tra l'altro, il mio pensiero riguardo alla fotografia con il cellulare, ti lascio qua un video in cui ne parlo in modo approfondito. Ciao!